Ciao a tutti, come riconoscere una persona cattiva? La cattiveria esiste, le persone cattive che vogliono fare del male alle altre persone esistono e si possono riconoscere dal loro comportamento. Intanto, la prima cosa è che hanno un comportamento manipolativo, cioè tendono, diciamo, a nascondere, tendono a manipolare o facendo vivere sensi di colpa o talvolta cercando di ricattare le persone o tenendo nascoste delle cose importanti per delle persone oppure un qualcosa che fanno, la manipolazione, parlare male degli altri e mettere se stessi sempre al primo posto. Io sono il migliore, io sono la migliore, io sono la più bella, io sono il più bello. E non, donne come me non ce ne sono, uomini come me non ce ne sono, mentre tendono a denigrare le altre persone, insomma. Poi tendono a mentire, e spesso ci si accorge, no, del fatto che mentono, ma la menzogna è un'abitudine che hanno. Non chiedono scusa, diciamo, sono persone che, oppure se chiedono scusa lo fanno a fini manipolativi, diciamo, ma non sono mai delle scuse, per così dire, sentite. Si vede proprio dalla comunicazione non verbale che la scusa è finta, la scusa è illusoria. Quindi tendono anche a fare il doppio gioco, cioè con te parlano male degli altri, con gli altri parlano male con te. Quindi lo sparlare è proprio una delle caratteristiche. Tendono ad avere invidia verso gli altri. L'invidia è un'altra manifestazione della cattiveria che hanno. E un'altra cosa è anche, oltre ad avere l'invidia, avere proprio la gelosia, il voler possedere le cose, le persone, dare poco, insomma, dare poco in tutti i termini. Queste sono alcune delle caratteristiche che comunque ci fanno riconoscere che una persona potremmo definirla cattiva. Non è detto che sia narcisista, però è sicuramente una persona, sicuramente persone da evitare. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sul canale Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!